Guten Tag ragazzi e benvenuti o bentornati, sul canale oggi abbiamo variegate news di COD, nello specifico andiamo a scoprire la scaletta, quindi tutto ciò a cui assisteremo durante il Call of Duty Next, i cereali, esatto, i cereali di Call of Duty Zombies, che tra l'altro hanno anticipato diversi frame del gameplay di MV3 Zombies, e il carinissimo peluche di Mr. Scimmia, la scimmietta con i piattini di Call of Duty Zombies. Come sempre ti ricordo al volo di iscriverti se non sei già iscritto ed iniziamo. Partiamo dalla scaletta del Call of Duty Next, programmato per il 5 ottobre alle ore 18. Per quanto riguarda il multigiocatore di MV3, assisteremo innanzitutto al reveal del gameplay vero e proprio, giocato da diversi streamer e youtuber famosi. Verranno inoltre mostrate le mappe e scopriremo i vari dettagli e le features del gameplay con gli sviluppatori di Sledgehammer Games. Per quanto riguarda Warzone, verrà mostrata la nuova enorme mappa Las Almas. Assisteremo al rinnovato gameplay, giocato sempre dalle persone famose, e scopriremo le nuove introduzioni e novità del gameplay con gli sviluppatori di Raven Software. Per quanto riguarda Warzone Mobile, ne scopriremo le meccaniche e i dettagli e lo vedremo giocato sempre in live, sempre dai noti streamer e youtuber. E, volontariamente l'ho lasciato per ultimo, per quanto riguarda MV3 Zombies ci aspetta la visione del gameplay trailer della modalità. Potremo così dare un primo sguardo a questo nuovissimo e particolarissimo gameplay che ci accompagnerà quest'anno. E in più avremo anche un bel assaggio delle meccaniche e delle caratteristiche con gli sviluppatori di Treyarch. Programma bello ricco, peccato solo che non mostrino il gameplay vero e proprio di MV3 Zombies, ma comunque anche un gameplay trailer della modalità va più che bene. E parlando sempre di Zombies, passiamo all'analisi del piccolo video mostrato per presentare i cereali di Zombies. Ebbene sì, come stai vedendo, Call of Duty ha fatto una partnership con Off Limits per portare i cereali di Call of Duty Zombies. Molto bella la scatola con il primo piano dell'iconico Mr. Scimmia, la nostra amata scimmietta con i piattini. Sul retro possiamo trovare una parte da colorare davvero bella, in cui possiamo vedere cose molto familiari come la Mystery Box, Pack-a-Punch, finestre con le barricate, Wunderwaffe, Reagan, l'orsetto e il coniglietto Mr. Pix, Juggernog e il robot di Origins. Sulla scatola, come ci viene detto, ci sono anche diversi simpatici easter egg, per esempio il fatto che sia glow in the dark, quindi brilla al buio. Ed ecco come questa scatola appare al buio. Molto bella e particolare. In caso fossi interessato ad acquistarli, i cereali sono alla vaniglia e saranno comprabili sul sito di Off Limits, link del sito in descrizione, al probabile costo di 8 euro a confezione, più i costi di spedizione. Saranno disponibili probabilmente dal 5 ottobre, dopo il Call of Duty Next. Ma parlando del gameplay, durante il video dei cereali, incredibilmente, possiamo vedere, per la prima volta, qualche piccola scena proprio del gameplay di MV3 Zombies, che appunto viene, tra virgolette, rivelato tramite i cereali. Troviamo questi primi frame in cui veniamo assaliti da quelli che saranno gli zombie presenti all'interno del gioco, e poi questi altri frame in cui stiamo lanciando la scimmietta, che quindi è confermata. Ma le scimmiette presenti all'interno di MV3 Zombies e stampate sul pacco dei cereali non sono le uniche in arrivo, perché andando sul Call of Duty Shop troviamo il fantastico e carinissimo peluche sempre di Mr. Scimmia. Possiamo già preordinarlo e ci arriverà a dicembre. È fatto al 100% di cotone, è alto 9 pollici e costa circa 29 euro. Da specificare e da fare attenzione che al momento dell'acquisto saranno applicati i costi di spedizione di 35 euro, portando il totale circa 63 euro. Inserendo il codice WELCOME10 riusciremo a risparmiare circa 3 euro. Attenzione poi perché, compresa la dogana, le cui spese saranno di 10-15 euro pagate al momento della consegna, il costo totale del peluche sarebbe di circa 75 euro. Come sempre le merci del Call of Duty Shop sono molto belle ma anche molto costose, soprattutto per chi non è in America, quindi deve pagare molti soldi di spese di spedizione e di dogana. Dopo lo spacchettamento della Reagan ufficiale di Call of Duty Zombies, video nella in alto nelle schede a fine video, magari porterò gli spacchettamenti del peluche di Mr. Scimmia e dei cereali di zombie con tanto di degustazione. Fammi sapere se li vorresti vedere. E anche per oggi è tutto, ma ora voglio sapere cosa ne pensi tu riguardo alla scaletta del Call of Duty Next, questi nuovi oggetti collezionabili di zombies e del particolare modo con il quale hanno mostrato i primi frame del gameplay di MV3 Zombies. Come sempre, scrivi tutto quanto nei commenti qui sotto. Comunque, spero che questo video ti sia piaciuto, ma che soprattutto ti sia stato utile. Se così è stato, ti ricordo di lasciare un bel like, condividi il video con i tuoi amici e iscriviti al canale se non sei già iscritto. Se ti va, ti ricordo che puoi supportare il canale abbonandoti e o lasciando una mancia con il tasto grazie, e noi ci rivediamo molto, molto presto con un nuovo video. Auf Wiedersehen!